Bici pieghevoli alla Ciclotime di Solesino, l'estate è già partita, i campeggi vi aspettano, gli hotel anche, perché non metter su una bici pieghevole che si piega in auto? Ciclotime ce le ha, fatte con montaggio italiano, non sono certo le biciclette che trovate nei centri commerciali che a volte si fa una pedalata e si toglie il pedale o si rimane a piedi. Queste sono bici in garanzia, 24 mesi, assistenza. A partire da 150 euro abbiamo la mitica Graziella, scontatissima la Graziella, scontata del 20%, da 230 a 185, ok? Mitica Graziella, la pieghevole, qui si piega il manubrio facilmente, adesso ho il telefono in mano però per farvi capire, togliamo la sicura, apriamo il manubrio, vedete si fa così e si apre e si toglie questa sicura qua e voilà, la bici si piega il manubrio e via andare, la sella si abbassa e ciliegina, pieghiamo anche qua, tac, via, apertura, adesso sempre con una mano, sono un po' in difficoltà però per farvi capire, qui c'è la sicura anche su il movimento centrale, è un po' difficile da soli, proviamo anche questo movimento qui, tac, ecco così, adesso appoggio il telefono e ce l'ho fatta tenendo il telefono, sono anche bravissimo, e ho chiuso la bicicletta pieghevole, ecco qua la bicicletta pieghevole, ecco, questo vi fa capire che non c'è regia, sono da solo col telefono proprio per farvi vedere il prodotto, e si piega anche la Graziella. Inutile che andiamo a parlare tanto perché i tempi sui social sono quelli che sono. Allora, Ciclotime Solesino, vicino a Monselice, Abano Terme, Montegrotto, e di là c'è Rovigo, assistenza, bici pieghevoli, bici elettriche, ricambi. E qui si rifanno anche le batterie per le bici elettriche, nessuno costruisce batterie, qui si costruiscono. Allo Ciclotime abbiamo anche altre bici di tutti i tipi, anni e anni di esperienza. Comunque è estate, la pieghevole da mettere sul camper, da mettere da qualche parte, ce l'abbiamo. Se volete chiedermi notizie, informazioni, chiamatemi, il telefono è sempre aperto al 327 84 90 55 5. Ciclotime Solesino, ciao amici, ciao. Andiamo a chiudere sulla mitica Graziella, che bella.